siamo stati rinchiusi noi, stavo guarda quello che c'è qua, ma che cos'è? Quindi non abbiamo più oggetti? Non abbiamo più oggetti. Allora, addirittura Jumanji. Dobbiamo trovare delle forbici, dobbiamo trovare tutto. Ecco le forbici. 10-24, proviamo. Però ci sono i colori, quindi 10-24 non è possibile. Allora, l'unico colore che abbiamo è 0, quindi rosso. Ci sono altri numeri. Tipo questo che è? Che cosa ho preso? Una leva. Quindi intanto lo 0 è rosso e possiamo metterlo. E fin qua ci siamo. Attenzione perché è al contrario qui. Però vediamo. Ah, il 2 blu. Ok. 2 blu. Io che ho sporcato il letto. Ok, quindi 0 rosso, 2 blu. Poi qui c'è un tris, non so se possa essere utile. Tre. Quindi due blu. Tre arancio. Due blu, perfetto. Quindi mi manca rosa e verde. Apriamoci gli occhi. Il rosa è 5. E a sto punto, allora, chi si è visto, si è visto. Cittiamo un pochino. E dire che sono sbagliati pure. Com'è che non si apre? 30, 0. Devo aprire la maniglia, no? Mi sfugge qua. 7 verde? Sicuro? E non si apre. Perché al contrario? 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ma veramente, queste cose sono... Cioè, tu ci stai 3 ore qua per capire queste cose. Avevo capito che era al contrario, ma non che il codice dovesse inserire dall'altra parte. Quindi, ora me ne posso andare, giusto? E l'obiettivo mio adesso qual è? Poi abbiamo raccimolato una leva, che forse mi serve a tirare giù le scale. No? Ah, ecco, vedi. No, ad aprire qui invece. Dove siamo qui? Addirittura. Il nostro obiettivo adesso è scappare da qui. Avrà chiuso tutte le porte, infatti. Infatti, si esce solo dall'entrata principale. Anche quella è sbarrata comunque. E non ho un piede di porco. Allora, un piede di porco dove l'avevo visto io? Piglialo, piglialo, piglialo. Piglialo. Che mouse di merda che ho. Ah pure. Mega chiavone. Dai. Mega chiavone addirittura. Ma lei è un brutto essere. Buon uomo. E comunque non sono riuscito a spaccare l'ultima asse. Nonostante io ci clicchi in sto mouse, fa schifo. Non riesco a mirare. Ho perso tutti gli oggetti, ma tanto avevo solo il piede di porco. Allora. Addirittura. Ma ci serve anche l'estintore. Il bambino è qua. Ok, lì ho spaccato comunque. Guarda dove è la chiave. Ma la chiave inglese dove la recupero io? E sarà tipo nelle teche.
Ok, quindi dobbiamo sbullonare lì. Prendere e sbullonare dove c'è l'estintore e spegnere il fuoco, prendere la chiave e andarsene. Andarsene da quest'inferno. Dove mi nascondo? Mi nascondo con il bambino io. C'è spazio qui per me, bambino. No, non è vero. No, non è vero. Non puoi entrare qui sotto. Ciucciati il bambino. Non c'è nessuno qua, vedi? Forse io mi nascondo qui e aspetto che lui faccia qualcosa. Oppure gli potevo fregare ora. Ma come è impossibile andare dietro a lui? È impossibile, è di una velocità estrema ed ha i sensi di ragno pure. O mi devo nascondere? Perché non c'era poco fa lì? Mi devo nascondere, poi apro l'armadio e gliela rubo. Mi sembra strana sta cosa. Mi nascondo con il bambino qua. Continua a nasconderti al massimo. Lui è sempre in allerta però. Per me è quello. Cioè lui non segue un percorso. Oh, trovato. Trovato. Che che fortuna. Ok. No, non c'è nessuno qui. No, se mi scopre adesso mi arrabbio però. Vedi che è in allerta lui. Fatto casino. E il nascondiglio migliore mi sa che è lì dove c'è il bambino. Però non mi ha sentito. Se riesco ad uscire. A distanza, ispettore gadget. Ora, apriamo la griglia. Estintore alla mano. No. Non puoi essere qui. E in teoria posso prendere la chiave, giusto? Tremila caprette, Yuxil. Puoi nascondere il nascondiglio dopo aver rimosso la griglia se avrò accesso al camino. Sì, prendo la chiave e me ne vado. Abbiamo finito praticamente. Non dico se tanto mi dà tanto. Spegni sta cacchio di fare qua. Abbiamo la via di fuga. No. Ora teoricamente possiamo uscire. Il problema è lui che bazzica qui. Ma forse perché ha sentito. Oh cacchio. Lo attiro qua, va. E via. Amone va. Spicciati bimbo. Vai bimbo, vai che ce ne andiamo. E oh, la fine che meritavi di fare, brutto essere. Tranquillo, non ti preoccupare. Morto un vicino, se ne fa un altro.
Non mi dire che lo vuoi salvare dopo tutto il casino che abbiamo fatto. No. Ma scusate, ma perché? Ma pure. Perché sta... Chi è che mi ha colpito? Chi è che mi ha colpito? Ma qua sono tutti contro di me. Pure il cane che mi sta graffiando la pancia. No, questa me la dovete spiegare, ragazzi. Ma era suo padre effettivamente? Era lui? Cioè, oppure l'aveva rapito? Io non ho capito questo. Io pensavo l'avesse rapito. Non l'ho capito il finale, onestamente. Ci siamo fatti 3 live per vedere un finale che non si è capito. Secondo me è il primo? Che cosa? Io pensavo che il bambino fosse stato rapito e noi dovevamo andare a liberarlo sostanzialmente, ma evidentemente non era così. Possibile Hello Neighbor 3? Possibilissimo. Poi non si è capito chi è che mi ha tramortito, perché se il nemico era uno, era lui il nemico, com'è? Chi è che mi ha preso? E ora vediamo se c'è qualche speed up, se c'è qualche filmato aggiuntivo finale. Portalo, lo scopriremo. Ma il 3 ancora non esiste, non c'è. Ce l'hai fatta, hai completato il gioco per ora, ma la storia del signor Peterson non è affatto finita. Paziente, attendi l'arrivo dei prossimi eventi. Abbiamo grandi piani in proposito. Ci auguriamo di rivederti presto. Adesso accederai alla modalità esplorazione libera, dove potrai giocare in completa libertà ovunque tu desideri, scoprire i segreti della città e ammirare lo splendido panorama di Ravenbrook. Grazie per aver completato il gioco. Attendi l'arrivo dei prossimi eventi. Ma in che senso? E niente, ma il gioco è finito, abbiamo esplorazione libera per adesso. Non si è capito, ragazzuoli, non si è capito. Si aspetta un Hello Neighbor 3? Che ne pensate voi di sto finale?